Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cornetti salati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, olio di semi di girasole, lievito di birra secco, zucchero, latte, sale e per decorare semi di papavero e semi di sesamo, tuorlo e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo manitoba, la farina di tipo 00, l'olio e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso lo andremo a stendere in un rettangolo. Una volta stesa la nostra pasta andremo a dividere in due l'impasto. E ritagliamo dei triangoli. Una volta formati i triangolini andremo ad arrotolare dalla parte più larga. E li andiamo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare in forno spento per 1 ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i cornetti, adesso li spennelleremo col tuorlo battuto con del latte. Spolverizziamo con i semi di sesamo. E con i semi di papavero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. I cornetti salati sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Cornetti salati. Grazie e alla prossima ricetta.